Li hanno legati e rapinati alle 8 della sera in pieno centro Amase, ai confini tra Padova e Rovigo. In tre sono entrati in casa senza tanta fatica, scavalcando il cancelletto. Li hanno terrorizzati e immobilizzati con il nastro adesivo alle sedie della cucina. Tanta la paura che sono ancora in osservazione all'ospedale per lo shock subito. Bruno e Fabia Pevarella avevano in casa 200 euro e qualche monile in oro. Hanno rubato tutto i banditi e se ne sono andati facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri li stanno cercando, avevano un accento dall'est Europa, ma fino ad ora non c'è traccia di loro, mentre in paese regna la paura. Siamo un po' terrorizzati perché non è il primo caso che succede qua. Questo sicuramente, purtroppo, non si riesce a risolvere la situazione. Era successo anche praticamente forse qualche mese fa in un paese limitrofo, a Piacenza d'Adige. Siamo molto spaventati. Sì. Non è. Cioè, molto scioccate questa faccenda. Io ho saputo tramite Facebook e non è una bella situazione quello che stiamo, insomma, vivendo ultimamente. E adesso questi anziani non li conosco, però se dovesse succedere a mia nonna, che è in casa da sola, insomma, ci penserei. Una bravissima persona, ecco, e anche la moglie è una bravissima persona. Io non posso dirgli altro. Come se, non penso che avesse avuto nessun rancore con la gente del paese, che non, erano bravissime persone, non posso dirlo altro. Non è che si possa aggirare tanto con tutto quello che è per la strada, che è da aver paura solo andare fuori. Oltre di fuori, se ho paura a stare in casa perché dico schifa. Bruno Pevarella è riuscito a liberarsi dopo 40 minuti e a soccorrere la moglie prima di dare l'allarme. Se qualcuno possa essere a conoscenza e essere utile a queste indagini, il diritto di rivolgersi alle forze dell'ordine, ai carabinieri qui locali del nostro paese vicino Castelbaldo. E ora il comune sta pensando ad intensificare i controlli che comunque erano stati di recente potenziati con la sorveglianza fino a mezzanotte. Noi abbiamo un progetto a più comuni con il Montagnanese, abbiamo aumentato le ore proprio con un progetto pilota quest'anno e aumentato le ore della vigilanza municipale che arriva anche fino alle ore 24 e i carabinieri sono sul territorio.